Buongiorno, sono Mirko Albertin e in questo video vorrei parlarvi di una sedia progettata negli anni 30 dall'architetto e designer olandese Gerrit Rietveld. È una poltroncina molto semplice che dai disegni dell'autore risulta fatta con del legname di forma regolare e standard, molto economica ma molto d'effetto. Vedremo come si può realizzare questa poltroncina attraverso l'utilizzo di un semplice programma che è Google SketchUp, che ci permetterà di arrivare alla definizione di un modello piuttosto fedele della poltroncina, ovviamente con i dovuti adattamenti dovuti alla reperibilità del legname. SketchUp è un programma molto intuitivo che qui sto usando in una versione piuttosto datata ma di libero utilizzo, quindi senza necessità di acquisto di licenze. Gli elementi della sedia sono modificabili a piacimento. Per realizzare la sedia potremmo usare del legname acquistato oppure del materiale di recupero come quello che potrebbe provenire da un pallet di misura standard 120x80. Esistono pallet di queste dimensioni con tavolati però molto variabili come forma e dimensione, che presenta tavole di tre larghezze, tavole larghe 7,5 cm, tavole larghe 9 cm, tavole larghe 8 cm e mezzo. Questi tavolati hanno anche uno spessore variabile che varia, lo spessore varia tra i 15 mm e i 18 mm a seconda del posizionamento nella parte bassa o nella parte alta. Ovviamente prendere le misure di dettaglio può essere utile per verificare se si hanno a disposizione tutti i pezzi. Per quanto riguarda un bancale di queste dimensioni, io la sedia sono riuscito a farla, insomma, si riesce a farla con questo materiale. Procediamo comunque il disegno da zero, come se non avessimo materiale a disposizione. Partiamo comunque a disegnare la nostra sedia da zero, ipotizzando che lo spessore sia uguale per tutte le tavole e quindi sia di 15 mm per ciascuno di questi elementi. Cominciamo col disegnare le gambe e quindi a disporre una linea della larghezza di 9 cm per lo spessore di 1,5 cm e per un'altezza della gamba anteriore di 45 cm. Questo elemento, che in SketchUp ovviamente è definito da più superfici, lo riuniamo, rendiamo unico generando un gruppo e questo sarà il gruppo gamba anteriore. Poi ovviamente replicheremo questo elemento e ovviamente faremo in modo che ci siano anche le equivalenti gambe posteriori che poi collocheremo in posizione. Fatto questo, disegniamo la traversa. La traversa della seduta ha uno spessore di 9 cm ed è lunga 60 cm, è l'elemento più lungo del nostro progetto. Allora, anche in questo caso lo spessore sarà 1,5, l'altezza sarà 9. Nuovamente 1,5 e definiamo la sezione così. Con lo strumento spingi tira definiamo la lunghezza 60. Anche in questo caso, anche nella traversa della seduta, riuniamo tutti i pezzi, componenti, linee e superfici in un unico gruppo. Ora andiamo a posizionare la traversa rispetto alla gamba anteriore. Dapprima la posizioniamo alla base della gamba anteriore e poi la solleviamo di 15 cm perché questa sarà la sua posizione finale.
In questo modo qua potremmo anche posizionare la gamba posteriore che ovviamente di conseguenza sarà allineata in questo modo. E sull'asse verticale ovviamente abbassata di 15 cm. Quindi questo è il fianco sinistro della sedia. Per quanto riguarda il fianco destro, ovviamente è la stessa cosa. Replichiamo la traversa, la solleviamo di 15. E mettiamo in posizione le due gambe posteriori. Ritradotto per la sua sedia, come potete notare, adottò che la seduta nella sua parte interiore era un po' più larga rispetto alla larghezza a disposizione dello schienale. Ora procederemo a formare la seduta e lo schienale che devono essere gestiti in maniera autonoma. La traversa frontale della seduta, la distanza tra le due gambe anteriori, è di 50 cm. Quindi generiamo un listello, questa volta dello spessore di 7,5, lo spessore sempre lo stesso. Questo listello ha una lunghezza di 50 cm. Ovviamente anche in questo caso creiamo un gruppo per poter gestire meglio l'elemento. Sopra questo elemento di 50 cm e ovviamente appoggiato a suo fratello che si trova dietro, avremo una serie di tavolette parallele tra di loro che sono propriamente la seduta appoggiata qui in cima. Le sedute hanno dimensione 9 cm, sono tavolette da 9, lo spessore è sempre 1,5, ma questi elementi della seduta sono lunghi solo 40 cm. Generiamo il gruppo. Ovviamente questi elementi dovranno essere allineati con le tavolette di sostegno sotto, quindi appoggiati da questa parte. E già che ci siamo, sistemiamo pure questa in questo modo. Questi elementi di seduta andranno replicati per altre 4 volte, quindi procederemo con un copia. Stavolta che le tavolette della seduta dovranno essere equidistanti tra di loro, recuperiamo la larghezza sfalsando in questo caso, dato lo spessore di 9, data la larghezza, scusate, di 9, recuperiamo spostando di 1,25 ciascuna delle tavolette rispetto a quella vicina. Naturalmente dipenderà dal materiale che avete a disposizione per stabilire queste misure. E questa 1,25 per fare parità. Questa è la seduta che però dovrà essere fissata sul fianco e quindi per sicurezza preferisco mettere due elementi che ne aumentino lo spessore sui due fianchi. Le tavolette di spessore sui due fianchi saranno sempre da 7,5 e le colloco in questo modo. Se non ricordo male, la distanza che devono coprire è di 25, quindi stiro di 25, creo gruppo e colloco in posizione. Replico dall'altra parte dove devo spostare ovviamente all'interno di 7,5. Questa è la seduta con una serie di viti di lunghezza adeguata, ovviamente renderò solidare tutti questi elementi a formare il sedile. Ora procediamo con lo schienale che utilizzerà però questa volta tavolette dello spessore, della larghezza, scusatemi, di 8,5 cm. Quindi per lo schienale procederemo
Procediamo a un'altra produzione che è questa, 8,5. Lo spessore convenzionale abbiamo detto essere sempre 1,5. Per una lunghezza totale anch'essa di 40 cm. Se partita dal pallet, la lunghezza di 40 cm è particolarmente indicata perché la larghezza del pallet fa in modo che su 80 cm si possano fare due elementi da 40, mentre sulla lunghezza del 120 ovviamente tre elementi da 40 e così non c'è sfrido, non si butta via legname. Questo elemento genera un gruppo. E anche in questo caso lo replichiamo per altre 4 volte. Verifichiamo la larghezza che ci serve per lo schienale. Per fare questo mettiamo in posizione la seduta, anche se in via provvisoria, generando un ulteriore gruppo che ci raccolga tutte queste assicelle. E lo posizioniamo qui. Ovviamente per evitare questa intersezione dovremmo allargare il fianco sinistro della nostra sedia e portarlo alla giusta dimensione, alla giusta posizione che è 50 cm. Ok? Perché la luce tra questi due elementi è 50 cm. Ora che l'abbiamo posizionato, ovviamente possiamo verificarlo, ma non c'era da aspettarsi qualcosa di diverso, la larghezza di dietro invece è solo 47. Quindi, per quanto riguarda i sostegni dello schienale, bisognerà che siano larghi 47. Andiamo a generarli. Un primo elemento, lo spessore, ripeto, è sempre 7,5. La lunghezza è 47. Anche in questo caso posizioniamo prima in via provvisoria la traversa dello schienale e poi spaziamo le tavolette nel modo dovuto. Prima replichiamo e poi verifichiamo cosa ci serve. Allora, siccome la distanza che ci resta questa volta è 4,5, calcolatrice alla mano, una volta assemblato lo schienale, lo completiamo con i due montanti che ci serviranno per fissarlo meglio sulle gambe dietro. Verifichiamo la misura che ci serve per completare lo schienale, che risulta essere 25 cm, e quindi produciamo le assicelle corrispondenti. Creato gruppo, mettiamo in posizione le ultime due assicelle da questa parte e da questa e generiamo un unico gruppo schienale. Ora siamo pronti per posizionare anche lo schienale che andrà posizionato in questo modo. Maneggiandolo per questo vertice, porteremo questo vertice in posizione. Valutata questa sovrapposizione, ovviamente in naturale, procediamo con una rotazione oraria, quindi verso destra, guardando il nostro elemento in questo modo. Procedendo con una rotazione attorno a questo punto qui di 12 gradi verso destra, 12 in via. Ora lo schienale è abbastanza ben posizionato, però ovviamente per evitare sovrapposizioni dovremo spostarlo
di 1,5 cm verso sinistra. E di 5 cm verso il basso. Per quanto riguarda la seduta, invece, dobbiamo procedere anche con questa rotazione. La spostiamo da prima di 3 cm per tenere sotto controllo la rotazione, quindi la mettiamo in sovrapposizione. Posiamo il nostro strumento ruota su questo vertice. Selezioniamo questo come angolo di partenza e come angolo di arrivo andiamo in prossimità del bordo inferiore della traversa. Questo corrisponde circa ad un angolo di 7 gradi. 7 gradi sono questi. Ovviamente prendiamo la seduta e la rimettiamo in posizione spostandola nuovamente di 3 cm verso il centro della sedia. A questo punto la sedia è quasi completa, manca dei braccioli che nella sedia originale sono piuttosto sottili e che ovviamente sono da ottenere tagliando nel senso della lunghezza una tavoletta se non avete già legname a misura a disposizione. Questi braccioli sono lunghi ovviamente 60 cm e avranno come spessore 4 cm e mezzo. Procediamo con il primo, 4,5. Per una lunghezza di 60. Per Generiamo un gruppo e mettiamo in posizione. Come vedete, il bracciolo poggia nella sua parte esterna sulla gamba anteriore e nella sua parte interna a livello di montante posteriore. Io per la sedia che ho costruito ho preferito mettere un rinforzo anche verticale per rendere più solido il bracciolo e quindi ho prodotto un elemento da 3 cm di questo tipo. cm la sua altezza. Questo quindi la sezione 1,5x3 era materiale di scarto dal taglio, l'avete già capito. Per una lunghezza ovviamente di 60. Questo elemento di irrigidimento lo trovo carino, poco visibile e molto utile, posizionato qui. Quindi viene, per quanto riguarda il bracciolo, viene una sezione a T. Ovviamente la stessa cosa si farà dall'altra parte. E a questo punto la sedia del signor Crate sarà replicata secondo le misure del designer. Come potete vedere, le parti rinforzate sul lato permetteranno, attraverso una serie di fori sul lato, di fissare il fianco alla seduta e allo stesso modo una serie di viti su questo fianco permetteranno allo schienale di rimanere in posizione. Ovviamente siete anche liberi di variare le misure per cercare di fare qualcosa di più comodo, nel senso che l'inclinazione della seduta e dello schienale, io ho fatto in modo che fosse all'interno dello spessore del fianco, però nulla impedisce di optare per soluzioni differenti. Questo spazio che sembra eccessivo tra seduta e schienale non è per niente scomodo e eventualmente con la presenza di un cuscino lo si può fare sparire serenamente. Questo è quanto, grazie dell'attenzione. Questo è il risultato finale della sedia che ho assemblato seguendo le misure del progetto che vi ho appena illustrato. Ci tengo a precisare che non ho usato nessun legname che non provenisse da un pallet di dimensioni standard e di portata media.